Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e oggi vediamo il Bugs 2, l'ultimo nato della famiglia Bugs da parte di MJXRC, drone con GPS, trasmissione video via Wi-Fi e motori brushless. Vediamo con calma cosa c'è dentro la scatola. Aperta la valigetta del Bugs 2, tra l'altro vi consiglio vivamente di aprirla con il coperchio lato sotto, altrimenti vi casca tutto quello che c'è sopra. Trovate il radiocomando, che poi vediamo, 4 eliche di scorta, e adesso sì, si può provvedere a girare la scatola. Trovate il drone, un sacchettino con il supporto del radiocomando, cacciavite con pinzettina per togliere le eliche e caricabatterie. Il caricabatterie che vi arriva è dotato di connettore balance, quindi la batteria si carica attraverso il cavo di balance, di bilanciamento, 7.4 volt da mezzo ampere, 0,5 ampere. Il cacciavite e la pinzetta servono fondamentalmente per svitare i pomolini che ci sono sopra i motori per togliere le eliche. Il supporto per il radiocomando va messo qui e serve a tenere il vostro smartphone per la visione FPV, e le 4 eliche, 2 destre e 2 sinistre. Questi sono tutti i componenti. In più, nella confezione troviamo un sacchetto che contiene dei fantastici adesivi Bugs, che ormai sappiamo Bugs mettere in tutte le sue confezioni, un pieghevolino di quick start, quindi guida veloce sull'utilizzo, e un manuale molto più completo e complesso di tutto quello che serve sulle informazioni di questo drone. Alcune informazioni di base di questo Bugs 2. Si tratta di un quadricottero con interasse tra le eliche di 31 cm, quindi non piccolissimo. I motori sono naturalmente brushless e sono dei 1806 a 1800 kV. È alimentato da una batteria a due celle da 7.4 V da 1800 mAh e corrente di scarica 25C. La batteria in pratica è una batteria standard messa in questo case ed il connettore è un XT30. Per inserirla semplicemente si infila nel posteriore, si preme e con uno scatto il drone è attivo. Si sentono i beep degli ESC e lui è pronto a volare. La batteria ci impiega circa 5 ore a caricarsi e garantisce un'autonomia di 15-16 minuti. Parliamo poi in generale di questo drone. È, come detto, un drone brushless, quindi sicuramente potente, sufficientemente anche da alzare una action cam. Se qualcuno si vuole inventare un sistema di aggancio di una action cam, non c'è problema a sollevarla. Se non avete un action cam o non vi interessa, potete usare la cam di default, che è già integrata nel corpo del quadricottero, ed è una Full HD, una 1080p a 30 frame al secondo, e i video vengono registrati in una SD che non è fornita e va inserita qui nel fianco del drone. Se non è inserita una SD nel modello, i video si possono registrare non attraverso il radiocomando ma attraverso il vostro smartphone, attraverso l'applicazione, quella dell'FPV diciamo, e da lì potete registrare i video se non avete la SD, solo che in quel caso i video non vengono registrati nel modello nella SD ma vengono registrati nel vostro telefono. La trasmissione video FPV è basata sul protocollo Wi-Fi, però non sulla frequenza 2.4 GHz ma sulla frequenza 5.8. Dovete pertanto essere certi che il vostro telefono, il vostro smartphone, sia dual band, abbia il Wi-Fi a 2.4 e a 5.8 GHz. Il range, che dovrò verificare durante le prove, indicato, dichiarato, è di circa 500 metri, che è veramente tanto. Come detto, il modello è anche dotato di GPS e di telemetria. Il GPS vi permette di sapere dove è nello spazio il vostro quadricottero, cioè dove lo posizionate con gli stick e voi non toccate più gli stick, lui tenderà a ritornare lì. Ovvero sia, se il vento tende a spostarlo, lui in automatico si inclinerà per restare dove era. Il GPS è una cosa fantastica per chi o è alle prime armi e non ha voglia di imparare a volare in maniera manuale, diciamo così, oppure a chi si occupa e è interessato a fare foto e video, perché una volta che l'avete posizionato nel punto dove volete, potete fare dei pan lenti, delle rotazioni lente, essendo tranquilli che il drone non vi scappi via con l'aria. In più, questo modello ha la telemetria, significa che il modello, oltre
a trasmettere il video trasmette alcune informazioni al vostro radiocomando. Sul display potrete vedere l'altezza al quale si trova il vostro modello e la distanza del punto di decollo. È dotato di allarmi per quanto riguarda il range, cioè quando state avvicinandovi al limite della portata del radio, cioè il segnale che arriva al modello è scarso, la vostra radio comincerà ad indicarvi con dei beep che state andando fuori portata. Inoltre, se le batterie del modello si stanno scaricando mentre state volando, ancora una volta il radiocomando farà dei beep che vi indica che state terminando, diciamo così, la carica della batteria. Ma non dovete preoccuparvi né se andate fuori range né se state finendo la batteria, in quanto questo modello è dotato di smart return to home, ritorno a casa. Cioè, se andate fuori range, ovvero che il segnale viene interrotto tra il radiocomando e il modello, non c'è più segnale, lui prende e torna al punto di decollo in automatico, fa tutto da solo con il GPS. Questo è il primo caso. Il secondo caso è che torna a casa quando state per finire la batteria. Qui ci sono due possibilità in base a quanto distanti vi trovate dal punto di decollo. In ogni caso, comunque, sappiate che non dovete preoccuparvi che se state per finire la batteria o torna a casa oppure atterra in automatico, non casca e non va a fare danni in giro, quindi è già una cosa veramente molto molto comoda. Il ritorno a casa automatico per la batteria si innesca in due occasioni ed è tutto basato sulla carica residua di batteria presente nel modello, l'icona qui a destra. Se la batteria ha due tacchette, il radiocomando vi avverte con dei beep, e se siete a oltre 300 metri di distanza dal punto di decollo e oltre oppure oltre 100 metri in altezza, quando siete a due tacchette il radiocomando bippa e il modello innesca il ritorno a casa in automatico, quindi il modello prende e torna indietro e atterra da dove è partito. Se avete una sola tacchetta, quindi siete già passati il primo step, se siete quindi entro i 300 metri potete continuare a volare. Quando arrivate a una sola tacchetta, se siete oltre i 15 metri di distanza, il modello prende e torna a casa. Sia che siate in altezza oltre 15 o oltre 15 in lontananza dal punto di decollo, il modello prende e torna a casa. Se siete a entro i 15 metri e avete una sola tacchetta, praticamente l'ultimo step di batteria, il modello prende e atterra da solo, non torna a casa ma atterra dove si trova, entro i 15 metri da voi. Tenete presenti queste due cose. Nel complesso, fatti i ragionamenti del caso, devo dire che è molto intelligente, perché anche se atterra in automatico entro i 15 metri, si tratta comunque di una posizione a vista, vedete dove si trova e vedete insomma come recuperarlo. Questo qui è il display del radiocomando, il primo numero in basso vi indica l'altezza, quindi indicato con l'H, l'altezza in cui si trova il modello, D è la distanza a cui si trova il modello, questo è il segnale tra modello e radio, quindi se il collegamento è buono, quindi quando siete vicini o meno. Questo è il numero di satelliti che ha il GPS, quindi a quanti satelliti è agganciato il GPS. Questi sono l'indicatore della batteria del vostro radiocomando. Quando fate una foto si accende questa icona, quando siete in modalità registrazione video si accende quest'altra. Questa è la modalità headless, questo è quando è attivo il ritorno a casa e questo è l'indicatore di batteria del drone. Diamo un'occhiata al radiocomando, che è praticamente uguale a tutti gli altri della serie Bugs di MJ Hersey. In questo caso hanno aggiunto delle stampigliature che indicano i vari funzionamenti dei pulsanti. Comunque, in linea generale abbiamo sulla sinistra abbiamo lo stick del gas, quindi levetta su e giù per fare alzare e abbassare il drone, e sinistra e destra per farlo ruotare su se stesso. Stick destro invece è avanzamento e indietro del drone, e movimento laterale sinistro e movimento laterale destro. Qui sotto abbiamo, su questo qui che sarebbe un trim, abbiamo il pulsantino con il simbolo dell'headless che serve ad attivare o disattivare la modalità headless. Invece sulla sinistra abbiamo il pulsantino che disabilita il GPS. Infatti questo quadricottero può essere utilizzato anche in modalità manuale e solamente con il barometro attivo, cioè quando vi alzate, se c'è vento lui si sposta, mantiene l'altitudine ma si sposta lateralmente. Se volete volare in maniera un po' più sportiva, non essere vincolati dal posizionamento GPS, potete farlo, basta spegnere il GPS. Praticamente resterà attivo solamente il barometro e in base alla pressione atmosferica il drone resterà all'altezza in cui lo mettete, però potrete spostarvi tranquillamente senza l'utilizzo del GPS. E poi abbiamo quattro pulsanti sulle spalle del drone. Sulla spalla sinistra abbiamo un tasto nero e un tasto rosso, sulla spalla destra abbiamo due tasti neri. Quelli sulla spalla sinistra sono l'auto decollo e l'auto atterraggio.
Praticamente con questo pulsante, quando il drone è armato, schiacciandolo, si può fare alzare il drone, che praticamente resterà a 1,5 metri di altezza, quando c'è il GPS inserito naturalmente. Un'altra pressione farà atterrare il drone fino a che non tocca terra. Quindi questo qui si arrangia, diciamo, a fare atterraggio e decollo. Non ha niente a che vedere naturalmente con il pulsante RTH del ritorno a casa. Questo qui fa solo alzare ed atterrare il drone. Il pulsante rosso invece è quello che si occupa di armare i motori. Quando il drone è armato, le sue eliche girano. Quindi quando lo premete, le eliche iniziano a girare e a quel punto potete premere questo pulsante qui per far decollare o abbassare il drone. Potete anche decollare semplicemente accelerando, quindi con lo stick di sinistra andate su e il drone comincia ad alzarsi. C'è un'altra maniera per armare il drone che non è legata al pulsante rosso. Con entrambi gli stick si tira al centro, quindi entrambi gli stick verso gli angoli inferiori verso il centro, e in questa maniera è equivalente a quello del pulsante rosso e il drone si arma e le eliche cominciano a girare. A quel punto, come già detto, potete decollare o manualmente o in automatico con questo pulsante. Per bloccare il drone invece ci sono anche qui due maniere, insomma, per fermare le eliche quando il drone è armato. Si tira in giù lo stick dell'acceleratore e si preme per 3 secondi il pulsantino rosso, quindi in giù l'acceleratore, si preme il tasto rosso e il drone si disarma, le eliche si fermano. La seconda maniera è attivabile e utilizzabile quando il drone è già a terra ed è di tenere premuto verso in giù per 3 secondi l'acceleratore. Praticamente la differenza è solamente la pressione del tasto rosso, però tenete presente che se siete per aria e volete spegnere le eliche dovete usare anche il tasto rosso. Se siete già atterrati potete semplicemente tirare in giù l'acceleratore verso il basso per 3 secondi e i motori si disarmano. Il pulsante sulla spalla destra caratterizzato dalla H invece è ritorno a casa manuale, cioè se il drone è agganciato a 7 o più satelliti dovunque si trovi, voi premete questo pulsante, il drone ritorna sopra il punto di decollo e pian pianino scende fino a che atterra in automatico. Una cosa diversa dagli altri modelli è che durante il ritorno a casa voi potete comunque muovere il modello, lui continuerà ad avvicinarsi a voi, ma potete spostarlo per evitare ostacoli che magari vedete lungo il tragitto, fino a che comunque lui ritornerà in automatico a terra. Dico questo perché spesso muovendo lo stick di destra si esce dalla modalità RTH, in questo caso no. Per uscire dalla modalità RTH ritorno a casa bisogna ripremere un'altra volta questo pulsante. Infine, l'ultimo pulsante sulla spalla destra con la macchina fotografica è naturalmente quello di foto e video. Un click fa la foto, una pressione prolungata attiva il video, un'altra pressione prolungata ferma la registrazione video. Come detto prima, questo è valido solamente se sul drone è inserita una scheda micro SD. Se non c'è una scheda micro SD, questo pulsante non serve a nulla e per abilitare la registrazione video bisogna toccare l'applicazione sul display, quella che in pratica si utilizza per la visione in tempo reale. Prima di volare con il Bucks 2 ci sono alcune cose che bisogna fare ogni qualvolta si toglie la batteria e viene inserita, praticamente ogni volta che si vola. Si tratta di inizializzare la bussola inserita nel drone. Come si fa? Si accende il radiocomando e si accende il modello. Quando sono entrambi accesi si prende il drone in mano e gli si fa fare 3 giri, nel senso che preferite voi, orario o antiorario, fin tanto che cambia il tipo di lampeggio dei LED sui piedini. Quando cambia il tipo di lampeggio si gira il drone a faccia in su e gli si fanno fare altri 3 giri a faccia in su, così. A questo punto, dopo i 3 giri, se abbiamo fatto tutto correttamente, i LED sui piedini non lampeggiano più ma diventano verdi fissi. A quel punto si può appoggiare il drone e si può iniziare a volare come detto prima. Quindi pulsante rosso per armare i motori e pulsante nero a sinistra per farlo decollare. Per utilizzare lo streaming wifi in prima persona, quindi volare in FPV, cioè vedere sul vostro telefono
quello che sta inquadrando la camera del drone, dovunque esso sia nel range di 500 metri indicati, bisogna installare nel proprio telefono un'applicazione. L'applicazione si scarica scannerizzando i QR code che ci sono nel manuale. L'applicazione c'è per Android e c'è per Apple. Si chiama Bugs Go. Una volta che l'applicazione è sul vostro telefono, potete accendere il radiocomando e accendere il drone. Quando il drone è acceso, genererà una rete Wi-Fi. Sul vostro telefono, prima di avviare l'applicazione, dovete cercare una rete Wi-Fi tra quelle disponibili che si chiama Bugs e un numero, è una sigla. Vi connettete a quella rete aperta, Wi-Fi, e a quel punto, solamente quando siete collegati a quella rete, potete avviare l'applicazione. Questa è l'icona dell'applicazione da lanciare e questa qui è l'interfaccia dell'applicazione una volta che l'avete avviata. In automatico, quando l'avviate, se avete fatto tutto correttamente, sul display potete vedere quello che il vostro drone inquadra. Di tutte le icone che ci sono presenti, quelle che più vi importano sono i tasti foto e video e libreria. Sono da utilizzare quando non avete una SD inserita nel modello. Cioè, se state volando senza SD e volete fare una foto, premete sul display questa icona. Se volete fare un video, premete questo e per stopparlo lo premete un'altra volta. Per vedere tutto quello che avete fatto, foto e video, andate in libreria. Per come la vedo io, vi consiglio di procurarvi una SD e di usare la memoria inserita nel modello e salvare tutto direttamente dal modello, in quanto la qualità è sicuramente più alta perché la registrazione viene fatta direttamente on board e non deve passare tra la trasmissione tra il drone e il vostro telefono. Informazione aggiuntiva sul radiocomando e su alcune funzionalità avanzate di questo modello. Ne ha già abbastanza, ma si possono fare ancora ulteriori cose. Una di queste funzionalità che magari interessa a molti è quella di poter cambiare il modo di volo. Il modo di volo è in pratica quali sono i comandi di ogni levetta. Di default il radiocomando è in modo 2, cioè acceleratore a sinistra, io a sinistra, avanti indietro, sinistra e destra sullo stick destro. C'è la possibilità di poter scegliere tutti e quattro i modi di volo. Se non sapete di cosa io stia parlando, potete pur saltare questi 2 minuti. Se però siete interessati a questa cosa perché volate in modi diversi dal default, che è il modo 2, sappiate che si fa così. Si preme il tasto rosso e si accende la radio. Una volta che avete fatto questo, potete premere più volte il tasto RTH e sul display ciclicamente cambieranno i modi: mode 2, mode 3, mode 4, mode 1, mode 2, mode... e lì potete impostare il vostro modo di volo preferito. Ripeto, se non sapete di cosa io stia parlando, probabilmente volate in mode 2, quindi lasciate stare e non fate niente di quello che ho appena detto. Un'altra cosa che si può fare col Bugs 2 è l'azzeramento del giroscopio, il reset del giroscopio a bordo. Come si procede? Una volta che siamo fatti il bind, quindi siamo pronti a volare, invece di decollare normalmente, prendiamo entrambi gli stick del radiocomando e li premiamo nell'angolo inferiore sinistro. A questo punto i LED sulle braccia lampeggeranno un po' di volte e dopo un paio di secondi torneranno normali, pronti al volo. A quel punto il giroscopio è resettato. Mi raccomando, fate questo solo in una superficie piana. Di default non serve farlo, però se vedete che il comportamento del drone è strano oppure ha delle tendenze di volo particolari, potete provare ad azzerare il giroscopio in questa maniera. Concludo questo lungo video dicendo che questo drone è veramente molto molto avanzato, ha caratteristiche importanti come GPS, come la telemetria, cioè il fatto che il drone parli avanti e indietro, cioè sia uno scambio di informazioni con il radiocomando. Molti altri droni simili non hanno queste caratteristiche. In più i motori sono molto potenti e il drone in modalità manuale si può volare quasi come un drone racing. Per chi non vuole usare il GPS, diciamo, è un drone spassoso per poter essere utilizzato in maniera più sportiveggiante. La camera a bordo inoltre ha prestazioni molto interessanti e il fatto di avere un range così elevato ti permette veramente di fare dei video molto particolari anche in lontananza. Se avete seguito questo video fino alla fine vuol dire che siete molto interessati a questo drone e fate bene, perché è uno dei droni che consiglio alla maggioranza delle persone che mi chiedono che drone acquistare. Iscrivetevi al canale perché nei prossimi video farò delle prove di volo e delle comparative con altri modelli molto simili che ho a disposizione. Schiacciate mi piace, condividete questo video ai vostri amici. Se vi interessa questo drone trovate il link in descrizione sotto. Per qualsiasi domanda sono a disposizione, scrivetemi nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima.